Calcio di punizione per la Roma. In questo finale tiratissimo, concitato, vanno tenute presenti anche le riserve energetiche delle due squadre. Sì, peraltro la Roma non ha giocato in campionato, come tutti sanno c'è stato lo sciopero. Intanto Carboni, e c'è la deviazione, proprio lui, Giannini, il 2-0 per la Roma. Il delirio sotto la curva sud, si è tolto la maglia Giannini. E poi c'è chi non crede alle favole, è un principe che ha preso sotto braccio la sua Roma, non ha sbagliato praticamente un pallone, si è tolto la soddisfazione di un gol importantissimo e ora sfida chiaramente le ire dell'arbitro che probabilmente lo ammonirà, però è troppo importante per lui questo gol, vale certamente un cartellino giallo. Rivediamo ancora la prodezza di Giuseppe Giannini, non nuovo a imprese del genere, amato, contestato, ma sempre lui. E si può dire una cosa, comunque andranno a finire le cose, che la Roma in questa serata splendida dell'Olimpico ha ritrovato l'amore del suo pubblico, ha ritrovato un protagonista nel suo capitano. Rivediamo la punizione di Carboni, la deviazione di Giannini con Nannoni che peraltro ha rischiato il fuorigioco, perché era proprio sulla traiettoria. Comunque Roma 2, Slavia Praga 0, ora si sta rimettendo la maglia Giannini, il principe, lui non ama questo soprannome.